Il prossimo testimone. Le dispiace dirci il suo nome e le sue esperienze? Mi chiamo James Warden Wallace. Sono un detective dell'omicidi in pensione della contea di Los Angeles. È lei l'autore del libro Cold Case Christianity? Sì, esatto. Potrebbe condividere il sottotitolo del libro con la corte? Sì, un detective dell'omicidi indaga le affermazioni dei Vangeli. Sarebbe corretto dire che i suoi doveri in quanto detective dell'omicidi comprendano anche le indagini su omicidi irrisolti? Sì, quella è ed era la mia competenza. La maggior parte di quei casi non vengono risolti grazie al DNA. Obiezione, tendenziosa. L'avvocato sta insinuando ancora vostro... Riformulo la frase. Quanti dei suoi delitti insoluti sono stati risolti grazie al DNA? Nessuno, neanche uno. È una moda della TV, ma i nostri dipartimenti non hanno mai avuto la fortuna di risolvere un caso dubbio con il DNA. Beh, allora come risolvete questi casi? Spesso ci basiamo sulle dichiarazioni dei testimoni oculari, anche se rilasciate molti anni prima e da testimoni che oramai sono defunti. Perdoni la mia ignoranza, Mr. Wallace, ma... questo com'è possibile? Esistono tecniche usate per testare l'attendibilità di un testimone, compresa quella chiamata analisi di dichiarazione forense. Ci permette di vagliare le dichiarazioni dei testimoni oculari guardando a ciò che hanno scelto di minimizzare, di enfatizzare e di omettere del tutto. Come dilatano il tempo o lo restringono. Esaminando la testimonianza con questo approccio possiamo solitamente dire chi è che mente e chi dice la verità. E persino chi è colpevole. Ha usato questa sua capacità qualche volta al di fuori del suo ruolo ufficiale? Sì, ho usato la mia competenza per analizzare la morte di Gesù per mano dei Romani e in realtà ho cercato nei Vangeli come avrei fatto in un qualsiasi gruppo di dichiarazioni forensi. Nel giro di qualche mese ho calcolato che i 4 Vangeli, scritti da diverse prospettive, contengono delle testimonianze oculari riguardante vita, mistero, morte e resurrezione di Gesù. Ed è possibile che i 4 resoconti siano stati usati per una cospirazione concepita per promuovere il credo in una fede alle prime armi? Bisogna tenerlo presente mentre certi resoconti sono sotto verifica. Ma le cospirazioni hanno successo quando coinvolgono un numero ristretto di persone. È più facile che 2 persone mantengano un segreto rispetto a 20. E questo è il problema con le teorie cospiratorie connesse agli apostoli nel primo secolo. Ce ne sono stati fin troppi e hanno resistito troppo a lungo per parlare di cospirazione. E quel che è peggio, hanno subito una pressione mai vista prima, una pressione inimmaginabile. Ognuna di queste persone è stata torturata ed è morta per quello che ha detto di aver visto e neanche uno ha mai ritrattato la sua storia. Quindi l'idea che questa del primo secolo sia una cospirazione è davvero irragionevole. Invece nei Vangeli ho trovato delle dichiarazioni di supporto da testimoni oculari involontari. Una dichiarazione di supporto da testimoni oculari involontari? Posso prendere un attimo quella Bibbia? Vorrei citare il Vangelo di Matteo per fare un esempio comprensibile. Comincerò con un passaggio in cui Gesù viene condotto di fronte a Caifa e sente dire, e qui cito, «Gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono. Altri lo bastonavano dicendo, indovina Cristo, chi ti ha percosso?» Sembra essere una domanda molto semplice, dato che le persone che lo colpiscono sono di fronte a lui. Non ha senso, che profezia sarebbe dire chi è stato a colpirti? Ma finché non leggi Luca, non trovi una risposta adeguata. Luca dice, gli uomini che avevano in custodia Gesù lo schernivano e lo percuotevano, lo bendavano e gli dicevano, indovina chi ti ha colpito. Ecco perché era una sfida. Luca ci dice quello che Matteo omette. In realtà lui era bendato nel momento in cui è stato percosso. Questo tipo di supporto di testimonianza oculare involontaria è comune e aggiunge un dettaglio omesso da un altro testimone. Dopo anni di investigazioni su questi Vangeli, usando il modello che usavo per determinare l'attendibilità dei testimoni, concludo che nei 4 Vangeli, in questo libro, ci sono dei resoconti che considero attendibili delle effettive parole di Gesù. E questo include le affermazioni citate da Miss Wesley nella sua lezione. Sì, assolutamente. Grazie, detective. Il test è suo. Detective Wallace, non cercherò di confrontare la mia conoscenza della Bibbia con la sua. Ma non è vero che questi resoconti dei Vangeli variano ampiamente in ciò che dicono? Che ci sono numerose discrepanze tra questi 4 resoconti? Certamente. Ed è esattamente ciò che bisogna aspettarsi. Non credo di aver capito molto bene. I resoconti dei testimoni oculari differiscono sempre nel modo in cui ricordano i fatti, in base alla provenienza geografica, alla loro storia e alla posizione nella stanza. Quando ho esaminato i Vangeli, ho provato a determinare se fossero resoconti accurati, attendibili, malgrado ogni differenza che possa esserci tra di loro. E in quanto devoto cristiano,
Crede di esserci riuscito? Mr. Crane, penso che lei abbia capito male. Quando ho iniziato questo studio, ero un devoto ateo. Ho iniziato a esaminare i Vangeli da scettico impegnato, non da credente. Vede, non sono stato cresciuto in un ambiente cristiano, sebbene penso di avere un riguardo insolitamente alto per il valore dell'evidenza. Non sono cristiano perché sono cresciuto in quel modo o perché sperassi che avrebbe soddisfatto dei bisogni o avrei raggiunto degli obiettivi. Sono un cristiano perché è evidentemente tutto vero. Richiesta di stralcio, vostro onore. Concesso, la giuria è tenuta ad ignorare gli ultimi commenti del detective Wallace. Non ho altre domande. Il testimone può andare. Grazie, vostro onore. Ci sta fregando.